Europa contro Big Pharma, chi è il vero gigante? La rincorsa sul filo della legge per garantirsi le dosi di vaccino anti-Covid, parla l'esperta in diritto amministrativo. In teoria possiamo bloccare l'uscita dei vaccini dall'Unione grazie al regolamento adottato a gennaio da Ursula von der Leyen, ma questa è una misura che si sta già dimostrando non sufficientemente idonea a incidere sulla questione centrale, cioè sulla produzione. Quindi il quantitativo, perché appunto il problema è che non abbiamo dosi sufficienti. Quello che l'Europa e l'Italia quindi possono fare è adottare misure previste a livello internazionale per limitare l'esclusiva brevettuale e anche prevedere l'utilizzo delle licenze obbligatorie per garantirci un approvvigionamento e anche una indipendenza rispetto a dinamiche appunto di mercato e geopolitiche sulla cosiddetta guerra dei vaccini. La licenza obbligatoria sarebbe una misura temporanea ed emergenza che non toglie alle case farmaceutiche i loro brevetti. Permette che altri soggetti producano dei beni che rimangono nei diritti di esclusiva del proprietario. Ma quando l'11 marzo in sede di WTO, cioè di Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Europa ha avuto l'opportunità di schierarsi a favore dell'accessibilità universale ai vaccini, non l'ha fatto. Un'occasione persa è stato il recentissimo WTO che si è tenuto su sollecitazione dell'India e Sudafrica per limitare temporaneamente il brevetto. L'Italia può agire individualmente per utilizzare le licenze obbligatorie, per esempio. Tuttavia l'utilizzo di questi strumenti da parte dei singoli Stati membri dell'Unione è del tutto inefficace, perché chiaramente la posizione di forza anche rispetto a queste imprese farmaceutiche è sicuramente molto debole. Vediamo quanto è debole l'Unione Europea, quindi immaginiamo quanto sia poco intelligente muoversi in ordine sparso da parte degli Stati membri.